Bentornati a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi faremo una tagliatella particolare con una carne particolare. Tagliatella di farro con un ragù bianco di coniglio. Andiamo agli ingredienti. Ovviamente una tagliatella artigianale di farro. Olio extravergine di oliva, vino bianco, sale, carne di coniglio, dissossata ovviamente, altrimenti ci passate tutta la giornata, pomodorini, sedano, carote e cipolla, del guanciale e dell'aglio. Ed ora andiamo alla preparazione. Iniziamo con la padella calda, dell'olio, poi cominciamo con gli odori. Sedano, carota, cipolla e un po' di aglio. Aglio ovviamente poco perché la carne di coniglio è comunque delicata. Siccome è delicata è per questo che uso un po' di guanciale per dargli un po' di tono. Ok, la facciamo andare piano, coperto. Nel frattempo taglieremo il coniglio. Del coniglio io ho preso un dissossato ovviamente, potete usare tutta la sua lunghezza, quella che volete. Se vi piace un po' più magro usate il coscio, usate i lombi. Se vi piace un po' più saporito usate la parte delle spalle e la parte del costato. Dovete fare praticamente un ragù, quindi o ve lo fate macinare dal macellaio, però tagliata a mano sicuramente avrà un altro sapore. È facile che troviate qualche ossicino, quindi mentre lo tagliate, se lo faceste a macchina non vi ne accorgereste, se lo fate a mano sì, quindi mentre quando lo trovate lo potete eliminare direttamente. Scopriamo di nuovo, le nostre verdurine saranno non troppo cotte, saranno stufate, perché con il coperchio praticamente si sono stufate con i vapori che sono rimasti all'interno della padella. Quindi andremo ad aggiungere il guanciale e il nostro coniglio. Abbiamo rosolato la carne, ovviamente a una cottura veloce, la carne di coniglio. Ora aggiustiamo di sale, senza esagerare perché abbiamo la parte del guanciale che ci va a sopperire anche alla presenza di pepe che non metterò. Avendo già un po' di pepe farò bastare quello. Ok, ora sfumiamo col vino bianco. Ok, ora abbassiamo il fuoco, facciamo andare piano, lo copriamo in modo che i vapori rimangano tutti all'interno della padella. Nel frattempo
aumentiamo la temperatura dell'acqua e andiamo a buttare la pasta in acqua. Qua. Questa pasta è una buona pasta di farro, devo dire, tiene bene la cottura, però comunque è una cottura breve, 3 minuti. Cerchiamo di non superarli, ma non di stare nemmeno troppo al dente. La terremo comunque un 30 secondi dalla cottura, perché poi andremo comunque, come tutte le paste, a saltarle in padella. E ci servirà più o meno un 30 secondi per mantecarla in padella, quindi quel tempo che togliamo la cottura in acqua la recuperiamo poi qua. Ok, la pasta è pronta, la salsa pure. Ora aggiungiamo i pomodorini. Facciamo scaldare, scoliamo la nostra pasta, ecco qua. Aumentiamo la temperatura e andiamo a saltarla. Ok, siamo pronti, andiamo ad impiattare. Chiudiamo con un filo d'olio. E il piatto è pronto. Tagliatelle con ragù di coniglio. E noi ci vediamo alla prossima puntata.